Eccomi qua, sono Sergio. Oggi è il 26 aprile, domenica 26 aprile del 2020. Sono 50 anni che faccio questo mestiere, insomma, a parte un periodo che ho fatto 6 mesi dell'elettrotecnico, perché mi piaceva fare anche quello, mi piaceva fare. E mi è servito tutta la vita, perché mio padre invece faceva il falegname, così se devo cambiare un vetro, perché nei momenti che venivo da scuola dovevo andare a lucidare i mobili, a fare tutte quelle cose lì, che già a 8-9 anni già si faceva quelle cose lì. Ricordatevi che ti faceva, cioè non c'erano macchine per con la carta vetrata, insomma c'era, ho fatto un po' di esperienza anche lì e tutte quelle cose che ho fatto fuori mi sono servite tutta la vita. Se devo cambiare un filo, vedere quando salta la luce, piccoli impianti elettrici, mi sono sempre arrangiato. Per dirvi che tutto quello che fai, anche se non fai proprio il tuo mestiere che ti piace, perché non sempre puoi fare quello che ti piace, ti serve sempre, ti serve. Tutte le esperienze che fai servono, ricordatevi, ok? Mo ci mettiamo all'opera, adesso devo pulire questa roba qua, mi aiuteranno anche i miei nipoti. Qua faremo per fare un pasticcio di zucchine, ecco, si lascia per poter fare fino in fondo. Zucchine. Ancora pochi minuti sono a posto. Ecco, adesso ci mettiamo a finire di sistemare gli asfagi dopo averli spellati, tagliamo via il duro e con questi qua faremo un po' di ragù e un po' di, mettiamo nella vellutata con un po' di cipolla, faremo una vellutata strepitosa. Vedete questa parte qua è, teniamo di fare vapore i più teneri praticamente. Mi scappa la mano, mi faccio sempre troppe cose alla volta. È un vizio purtroppo noi cuochi. Vellutata. Qua ho messo latte e farina di riso. E si mette un po' alla volta.
quindi abbiamo messo una cipolla, poi i rimasugli di carote, patate, asparagi e zucchine. Più denso, basta solo mettere più farina di riso. Sembra colazione. Gli asparagi li ho finiti, se non si mette delle punte di asparagi. Invece noi faremo dei cuoricini. Ecco fatto. Poi ho fatto dei crostini. Metteremo così dei crostini. Ecco, il piatto è finito. Abbiamo appena sfornato le zucchine e ci apprestiamo a fare lo sformato di zucchine, o il pasticcio di zucchine, come si chiama. Adesso mettiamo un po' di velouté da sotto, quella che abbiamo fatto prima, e che è facile da fare. Potete farlo tanto con solo brodo, o metà latte, o metà brodo, o metà acqua, come volete. L'importante è che non ci mettiamo nel grasso. Faremo due strati, ma si può fare anche di più. Si può adoperare anche pasta di lasagna volendo fra uno strato e l'altro, se volete farlo più ricco. Ma se vogliamo farlo solo vegano, adopereremo solo brodo e faremo una sformato solo per i vegani e del pane grattugiato al posto del formaggio. Volendo si può fare con lasagne, lo strato di lasagne, però oggi non abbiamo le lasagne per i vegani, dovrebbe andare bene, penso, questa roba qua. Basta non mettere il formaggio e va bene per anche i vegani. Vellutata si fa solo brodo, e così evitiamo il latte. Thank you.
cupoli. Oggi faremo due o tre spelle per le congelate che abbiamo fatto. Abbiamo fatto la porzione, questo è il risultato. Hanno sformato, vedete, senza pochi grassi, pochi, solo un po' di vellutato, pomodoro e zucchine, un po' di grana. Sto fatto così, questo è il misto con la crespella fatto con ricotta e spinaci e erbe. Questa è la porzione di zucchine sfornato, facile da fare. Questi sono gli asparagi cotti a vapore con il ragù di asparagi. Qua ci ho messo un po' di maionese, quella fatta velocemente.
qua diamo un bollo. Appena si alza il bollore lo scoliamo, mettiamo un po' di limone e mettiamo a bollire. Bolle. Scoliamo, lo scolati, quando faremo un po' di maionese si può coprire, si può mettere dentro dei sottacetti anche a julienne, si fa insalata capricciosa. Verdurine che sono patate, zucchine e carote, cotte per un minuto appena che tira sul bollo. Adesso si può mettere maionese con un po' di senape o se no condire solo con olio aceto e condito con la maionese. Verdurine scottate. Vedete? E qua abbiamo fatto i cestini con dentro gli asparagi, il ragù, rosti di patate e dei contorni con patate, pomodori che vanno bene per ogni carne che fate alla griglia, specialmente il rosti, una carnonata, è buonissimo. Buon appetito! E adesso faremo vedere come si pulisce. Finito, tutto bello pulito.